Nasce come oggetto ricco di valenze simboliche il gioiello, usato fin dagli albori della civiltà. Collane, anelli, amuleti, prima fatti di ossa e denti per gli uomini dediti alla caccia, o conchiglie per le donne che le usavano come ornamenti, simbolo di fertilità, per poi arrivare all'oro e altri metalli e pietre preziose. E 400 magnifici reperti che raccontano la storia delle produzioni ornamentali nell'Italia peninsulare e in Sardegna, dalla preistoria all'alto medioevo, sono in mostra al Museo Sanna di Sassari, grazie all'esposizione La forma dell'oro, storie di gioielli dall'Italia antica, inaugurata nei giorni scorsi e curata dal direttore generale dei musei Massimo Osanna e da Luana Toniolo, sarà visitabile fino a dicembre. Il percorso espositivo è studiato come un suggestivo viaggio concettuale, dagli albori dell'idea di gioiello al gioiello come esibizione, dal legame tra magia e gioiello all'usanza di ornarsi per l'aldilà. Così si possono ammirare spilloni, anelli d'oro, smeraldi e ambra dell'VIII secolo a.C. provenienti da Pompei, o il corredo femminile di una tomba picena del 700 a.C. e ancora bracciali di conchiglie, collane risalenti al Neolitico ritrovate nella grotta Bariles di Ozieri, monili e bottoni dell'età nuragica. Le direzioni regionali, musei di Sardegna, Campania, Calabria, Molise, Marche, Puglia, Basilicata e il Parco Archeologico di Pompei hanno collaborato per realizzare la mostra, che mette in luce come un oggetto possa essere prezioso per la sua materia, per la sua rarità, ma anche per il suo significato intrinseco, un simbolo di legame tra passato e futuro, tra il qui e l'altrove.